Eccomi qua ragazzi, Radio Porcella, buonasera a tutti! Scusate ragazzi, c'è un problema tecnico di connessione a causa del maltempo, perciò prima di cominciare la nostra diretta voglio cercare di condividere come si dice la mia live sull'altro profilo di San Franco, quindi speriamo che questa volta che la team funzioni, quindi, perché l'altra volta purtroppo non funzionava. Vediamo un poco appena c'è un nuovo posto, va bene. E vabbè ragazzi, a quanto pare, e vabbè, stasera sono un poco sfortunato, perciò visto che sta la situazione un pochettino quindi vediamo un poco, vabbè, questo già l'ho visto prima, vabbè, un video che stavo facendo la prova e ho dovuto interrompere per forza la live perché ragazzi non mi faceva girare la camera, perciò ho dovuto per forza, ecco qua, vediamo se esce la mia diretta, perfetto, l'ho trovata, meno male, e adesso cerco di condividerlo anche sull'altro mio profilo, ecco fatto. Assafatti, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, il maltempo, tutte queste e quest'altro non ci fermano, perciò non ci fermeranno mai, ragazzi. Quindi, vabbè, questo elimina posto pure. Vabbè, dopo ho combinato un macello, quindi capita, ragazzi, capita purtroppo. E quindi, e vabbè, ragazzi, eccomi qua oggi, sabato 13 maggio 2020. 2023, sono le ore 17:43 e siamo quasi di sera pure. Non so se avete visto la live domenica scorsa trasmessa su Yunota e su YouTube. Vabbè, poi questo video cercherò di pubblicarlo anche su Yunota e su YouTube. Okay. E va bene, cominciamo la nostra live. Dunque, come dicevo oggi, anzi, non volevo parlare del pippone, del carbone, avevo detto che volevo parlare prima dell'udienza del 7 di giugno. E purtroppo ragazzi, c'è un problema. Aspetta, quando si spegne la luce, ecco, dicevo, purtroppo c'è un problema ragazzi, un problema che forse non dipende da me, ma dipende da lui, perché ho visto la sua ultima live che ha fatto il caro Carbone in questi giorni, e ha fatto un'udienza al Tribunale di Salerno dove lui condanna il giudice Penna e Anzalone per l'aggressione subita da loro il 5 marzo del 2021, esattamente 2 anni fa. Vi ricordate che sempre la storia della figlia in mano a Gerardo Caponego, il pedofilo Caponego, come dice Carbone. E soprattutto, mentre prima dell'udienza, il giudice Anzalone, sto parlando di 2 anni fa, aveva commesso un reato e quindi Carbone era intervenuto ad arrestare il giudice per reati e associazioni di stampo mafioso e perché sta coprendo un pedofilo che da 6 anni ha in ostaggio la figlia di Virginia. E quindi, e che cosa è successo? Carbone, invece di arrestare il giudice, i carabinieri arrestarono lui, come avete visto nel video pubblicato nel suo canale 2 anni fa, e sappiamo come è andata a finire, botte da orbi, e c'era anche quella calunniatrice della signora Maria Rosario Passaro pure, con lei che mi accusò che aveva rubato 50 euro, mentre invece se l'era inventata pure lei. Deve ringraziare il padre eterno che la magistratura in mano alla mafia, se non l'avrei denunciata per calunnia e falso ideologico, perciò è diffamazione. E quindi sappiamo benissimo che la Maria Rosario Passaro è una malata di mente, l'ho detto tutto, quindi, e c'era anche l'udienza e altre cose schifose che hanno fatto al Tribunale di Salerno il giorno 5 marzo del 2021.
Il giorno del mio compleanno, incredibile, quando ho festeggiato i miei 51 anni, quindi. Ebbene, è prima dell'udienza del 7 di giugno che, ahimè, potrebbe, ragazzi, potrebbe saltare l'udienza del 7 giugno a Napoli. Perché che cosa è successo a Salerno? Andando avanti con questo brutto episodio che ha subito anche, ho saputo che poi il Capone non è più a Eboli, dove ho fatto la live io nel mese di febbraio, se vi ricordate, o di marzo, non mi ricordo, febbraio, vabbè, andate a vedere i miei video pubblicati sul canale YouTube. E quindi Capone non è più perché il sindaco Carmelo Conte, che comanda lui, ha minacciato di fare il TSO a Carbone se continuava ancora ad attaccare il pedofilo Caponegri. Quindi ha dovuto per forza scappare per dover attaccare quel criminale a distanza. Perciò, e comunque c'è stato in questi giorni l'udienza al Tribunale di Salerno. Hanno cambiato i giudici e hanno messo il giudice D'Antuono e il PM Nuzzo. E sodali. Quindi che cosa è successo? È che questi nuovi giudici menzionati da Carbone hanno chiesto perizia psichiatrica a Carbone e alla compagna avvocato Virginia Cerullo. Avete capito? Vabbè, a parte che Carbone alcune cose è un incapace, in senso incapace che lui che le sue udienze i suoi presidi, manifestazioni sono sempre andati tutti a scemare, perciò in senso che tutti falliti, non ha accocchiato uno, non ha accocchiato il pubblico, non ha fatto nulla, ragazzi, perciò su questo è un incapace, però il fatto che lo vogliono fare la perizia psichiatrica, vabbè, è esagerato, perciò. Solo perché Carbone sta denunciando mafia e pedofilia all'interno delle istituzioni da circa 20 anni, e perciò e questi bastardi, invece di venirgli incontro, anzi lo vogliono metterlo KO e impedire che mafiosi e pedofili vengano arrestati. Avete capito? Quindi. E per l'udienza, che cosa è successo? Faccio sentire un pezzo, ma non vi faccio vedere il video perché. Anche perché questo video lo pubblico anche su YouTube, sul mio canale Radio Forcello, vabbè, anche su Rambo verrà pubblicato. E perciò vi faccio sentire la voce. Poi tutto il video interamente. Ci sta un video che dura 4 ore. Mamma mia, Carbone ha fatto 4 ore di video perché ha fatto sentire l'udienza e i giudici, il giudice D'Antuono, anzi, il PM Pubblico Ministero Nuzzo voleva. Sodali volevano chiedere come si dice, la perizia psichiatrica per farlo ritenere un pazzo a Carbone. Avete capito qui? Che bastardi, perciò e Carbone naturalmente ha detto, avvisato nella sua ultima live, che adesso vi faccio sentire quello che ha detto. Io stranamente oggi mi vedo a tratti. Quando mai? Sentite solo la voce, ragazzi. Visto che vi devo dare una notizia non clamorosa, di più. Ok, audio e video, perfetto, ottimo. Allora è solo un problema mio che mi vedo a tratti nel video. Allora. Oppure saranno Cruciani e Parenzo che ti stanno sabotando la diretta a suon di segnalazioni. Quello è. Quello è. Può essere pure che siano loro. Oppure sarà la Barbara D'Urso, sarà la Selvaggia Lucarelli che stanno segnalando la live, anzi il video di Carbone. Quindi andate nel suo canale, poi alla fine lo metto anche in descrizione il link del Carbone. Perciò sentiamo che cosa è successo. Come vi ho detto ieri, Sì. il PM Nuzzo ha chiesto al giudice D'Antuono che di farci periziare a me e Virginia in quanto ritenute pazzi e non possiamo essere presenti in aula d'udienza. Avete D'Antuono, capito? secondo il PM Nuzzo, pazzi.
Lo capisco benissimo perché vogliono dichiararci pazzi. Sì, sì. Sapete una cosa? Sì, sì, vabbè, perché quel PM Nuzza in passato deve aver scortato i brani di Pino Daniele. I so pazzi, i so pazzi, i so chi son chi... E uscito fuori da casa mia, sono pazzo. Vabbè, se non so cantare bene, non fa niente, non è colpa mia. Perciò la prossima volta lo riascolto il brano di Pino Daniele e poi ve lo canto bene, ok? Ok, ecco qua l'entità spiritica della Balestrieri, sempre presente, Maria. Ciao, Maria. Ciao, Gianni. Ciao, e dicevo, secondo il Perizio Nuzzo, che poi deve aver ascoltato il pezzo del grande Pino Daniele. Ciao, Pino. Ti voglio bene. Secondo lui Pippone Carbone e la compagna Mociovileta vicina, scusa, sarebbero dei pazzi. Quindi vabbè, pazzi, non esageriamo, ragazzi. Ho detto, è incapace, sì, ma pazzo no, ragazzi, perché chi denuncia mafia e pedofilia all'interno delle istituzioni non è un pazzo. Perciò è... E sappiamo benissimo che una persona lucida è quello che fa. Purtroppo che lui sta facendo delle battaglie, delle battaglie che purtroppo ne sta subendo delle sconfitte. Perciò, e quindi, in poche parole, ragazzi, poi dopo vi parlo dell'udienza che dovrebbe fare Carbone a Napoli il 7 di giugno, dopo che sarà concluso il campionato e dopo che i napoletani avranno festeggiato il terzo scudetto del Napoli vinto da Schwab. Perciò e quindi l'udienza che ha fatto in settimana a Salerno è poi è stato rinviato, guarda caso, a lunedì 15 di maggio. E vi faccio sentire che cosa ha detto. Falcone diceva una gran bella cosa. Sì. Diceva, quando comanda la mafia, ai posti di comando vengono messe dei cretini. Non solo dei cretini, caro Carbone, ma pure una branca di strunze. C'è stato, scusate la parola, anzi io devo cercare di essere più, perché il profilo Forcella è pulito. Quindi sull'altro là purtroppo è il caro Zucchetto, ha fatto lo scherzetto che fa pure rime, quindi sì, ma purtroppo è così, perché se vuoi andare a fare denuncia, acchiappato un carabimafia, un polimafia, un guarda di fimafia, tutto ti rispondono sempre malamente. Perciò quindi se tu vai a denunciare un criminale, un pedofilo che ti molestia, che ti minaccia di morte, che ti fa quello, il poliziotto: ma che potete fare, di cosa fa? Metto a pensare io, pedofilo, questo che è stato, o camorrista, vedete lì che è meglio. E così ti rispondono le forze dell'ordine. Perciò, vabbè, vi ricordiamo che mafia, forze dell'ordine, camorra, 'ndrangheta e pedofilia sono tutti della stessa pasta, ragazzi. Sono tutti della stessa cosa, perciò non cambia nulla. Se vedete i TG che fanno vedere che arrestano mafiosi, pedofili, tutta una sceneggiata, ragazzi, perché fanno vedere, ecco qua le forze dell'ordine come sono attivi, come sono bravi ad arrestare questi criminali, invece ne restano proprio, fanno vedere e poi portano da una parte dove nessuno li possono trovare. Perciò purtroppo qua in Italia funziona così e lo sapete bene. Purtroppo, anzi nei tribunali dovrebbero cambiare scritta la legge, non è uguale per tutti, perché invece di mettere scritto la legge uguale per tutti, la devono togliere e, anzi no, devono aggiungere non è non, perché insieme a scritto la legge uguale per tutti devono aggiungere in mezzo non, significa la legge non è uguale per tutti. Purtroppo è la verità, queste. Andiamo avanti. Oggi abbiamo la dimostrazione di quanto, oltre a essere criminale, siano cretine i magistrati di Salerno, sì, che pensano di coprirsi già da loro. Bravo. Commettendo reate su reate. Avete capito? E non solo questo, nella richiesta di urgente valutazione psichiatrica mia di Virginia è seguito anche il fatto che il giudice D'Antuono ha rinviato l'udienza a giorno 15. Esatto, che sarebbe dopo domani lunedì. Intanto diamo benvenuto al nostro caro Cristian Bonacci, titolare del grande gruppo del Paranormal Real
Real Team. Ragazzi, anzi, vi colgo l'occasione per iscrivervi al gruppo di Facebook del Paranormal Real Team e anche nel loro canale TikTok Paranormal Real Team, dove i nostri amici Jesse e Christian fanno le indagini alla scoperta del paranormale, ragazzi. Quindi andatevi a iscrivervi nel loro canale, mi raccomando, su TikTok e anche su Facebook, e c'è anche un canale WhatsApp, anche un gruppo WhatsApp del paranormal. Quindi andate a iscrivervi e vedete delle cose interessanti, ragazzi, sul mondo del paranormale. Forse a breve, ragazzi, ci sarà una piccola sorpresa che verrà coinvolta anche Radio Forcella, ma non vi dico nulla perché è una sorpresa, perciò rimanete sempre in ascolto, e nel frattempo andate a iscrivervi subito nel canale di Jesse e Christian del Paranormal Real Team su TikTok e su Facebook. Benissimo, e dopo aver fatto pubblicità ai miei amici gratuitamente, continuiamo a parlare sempre del carbone. La fonda energetica, scusami Christian, aiutami. Comunque, dicevo, andiamo avanti, continuiamo il discorso del carbone, che ragazzi, che qua la vedo bruttissima la situazione, per il 7 di giugno. Poi sentite. Quindi fa qualche giorno, pensando che noi non ci leggessimo gli atti, esatto, non valutassimo nulla, o che ci affidassimo all'avvocato d'ufficio che ci hanno assegnato. Come sempre, quelli non servono. Ieri, come vi ho detto durante la registrazione della live, quando facevo ascoltare l'udienza, a un certo punto vi ho detto che il giudice leggeva l'ordinanza e non si capiva bene perché la leggeva a bassa voce. In più, oltre a leggerla a bassa voce, così che neanche l'avvocato dentro la stanza potevano sentirla, in quel caso chi registrava si alzava più volte per venire a sistemare il microfono, non si sente l'audio, non si sente il microfono e quant'altro, così che magari quello che diceva il giudice, ovvero mentre leggeva la sua ordinanza, avete capito? Non venisse messa nel verbale di trascrizione. Esatto. Quindi, in poche parole, stavano cercando di sabotare tutte le denunce, che tutti i reati che il povero Carbone ha subito da parte di magistrati, giudici, carabimafia, eccetera, eccetera. Perciò, anzi, dimenticavo che Carbone ha anche subito due tentati omicidio nel 15 agosto del 2020 al raccordo anulare di Frascica DS da parte di Mastralota, alias Mastra Pasqua, e poi il 5 di marzo 2021 al Tribunale di Salerno da parte dei Carabimafia, che c'era anche la Maria Rosario Passaro, la pazza, quindi vi ho detto tutto. E poi tanti altri, quindi, e c'era anche l'avvocato Socaghetto, l'avvocato Polacchetto, quindi un altro pagato anche lui del sistema. Perciò avvocati non servono una cicca di sigarette, ragazzi, non servono a nulla, tanto se non sono i soldi e basta. Avete visto quello che ha fatto il caro Beniamino Esposito? Quello è un truffatore proprio, ragazzi, un truffatore di serie A. Ho detto tutto, quindi se pigli i soldi dei poveri polli e per le cause, invece, alla fine vi trovate sempre andare da tubire. Ho detto tutto. Fonografico. E noi ce l'abbiamo qua. Ecco qua, Tribunale di Salerno. Allegata verbale d'udienza dell'8/5/2023. Avete capito? Afferma. Mo' vedo di pubblicare le link in descrizione. Lo si legge. Vediamo perché non l'abbiamo qua. D'Antuono, non so se si dice. In pratica, questo di qua è l'ordinanza dove il giudice D'Antuono, sentite, va a rigettare tutte le eccezioni da noi formulate, tra cui la nullità
dell'intero procedimento, oltre a tutte, lasciamo perdere le calunniosità delle accuse, lasciamo perdere esatto. la sessuale, lasciamo perdere l'associazione a delinquere che hanno creato per cercare di renderci imputati, così da poter utilizzare questa falsa imputazione al tribunale dei minori per far decadere l'avvocato di Regina Cerullo come mace. Avete capito? Dico sempre che queste cretine, per coprire del reato, devono commettere altri reati. E allora che succede? Visto che la nullità era basata sul fatto che noi, pur avendo fatto richiesta di interrogatorio formale, non è mai stata data la possibilità di dare interrogatorio formale, e nullità assoluta del procedimento penale. In pratica, il processo deve essere annullato immediatamente. Avete capito? Cosa fatta valere già all'udienza preliminare, dove, per chi ha ascoltato ieri e chi non l'ha fatto, invito ad andarsi a ascoltare le udienze pubblicate ieri, il GUP di Filippo, da me denunciata anche per aver fatto frode processuale, tentato omicidio altro in un altro procedimento. Esatto. Esattamente 2 anni fa, il 5 di marzo del 2021, quindi là lo stavano facendo fuori al povero Pippone, quindi, e qui naturalmente poi giustamente il Pippone l'ha anche denunciato per tentato omicidio al giudice, anche Anzalone, vi ricordate? Perciò sentite ancora. Per non far valere questa nullità assoluta, quindi annullare il processo, si era inventata che anziché noi aver ricevuto la conclusione dell'indagine il 26 dicembre 2021, dichiara falsamente che l'abbiamo ricevuta il giorno 14 dicembre. Azzo! Abbiamo fatto richiesta il 7 gennaio, di conseguenza erano passati i termini per richiedere l'interrogatorio formale e quindi era colpa nostra. E questo era falso, perché noi l'abbiamo ricevuto la conclusione dell'indagine il 26 di dicembre. Esatto. Allora, che facciamo? Facciamo valere questa nullità, quindi facciamo la richiesta di nullità assoluta al giudice D'Antuono. Ci consegniamo, come abbiamo dimostrato anche ieri con la registrazione dell'udienza, che il GUP di Filippo ha fatto false verbale all'udienza preliminare. Avete capito? Illecitamente. Con calunniose. Avete capito, ragazzi? Questi possono fare tutto quello che vogliono loro, perciò se tu fai un processo e denunci i criminali che ti hanno fatto la tubiera, eccetera, quelli vengono scagionati, ragazzi. E dopo la tubiera lo chiappi te, che sei una povera vittima, che sei un cittadino onesto, che non hai mai fatto del male a nessuno, eccetera, eccetera. E questi che fanno? Questi li vanno a proteggere questi criminali, capito? Quello che sta facendo il Pippone è il Carbone, scusate, e lui sta dando la dimostrazione. Intanto ho messo il link, il video di Carbone che state sentendo, poi andate nel suo canale, ci sta il video, la live di 4 ore, mamma mia che vi fa dormire proprio, vabbè, quella è la registrazione che ha fatto all'interno dell'udienza che ha fatto nel Tribunale di Salerno. Quindi chi ha la pazienza lo va a sentire e capirete che cosa è successo. Quindi, andiamo avanti, sentiamo che è molto interessante sta cosa. Confronto processuale e shocking giudiziario. Pure. Invece di annullare il processo, ci ha rinviato a giudizio, così questo giudizio sia usato come prova di colpevolezza al tribunale dei minori. Mamma mia. E quindi ci consegniamo anche la registrazione audio dell'udienza al giudice D'Antuono, ma il giudice D'Antuono queste cose se le era già preparate ancora prima di valutare la nostra documentazione. Appunto. Siccome la volta precedente avevamo consegnato la notifica, sì, purtroppo sì, Anna, siamo una specie di un Truman Show che tu non immagini proprio, perciò, anzi, come ha spiegato la nostra guerriera, la nostra
la nostra entità spiritica, la Balestrina, ha detto chiaramente che la giustizia non è mai esistita, la legge non è mai stata uguale. Altro avete capito, perché poi questo devo pubblicare anche su YouTube questo video. Andiamo avanti, ragazzi. Avvenuta il 26 dicembre 2021 e la nostra richiesta fatta il 7 di gennaio, e quindi eravamo nei termini per proporre. Scusate ragazzi, purtroppo la connessione team fa, come si dice, fa cagare, quindi mi dovete scusare. Ecco qua, ho messo un pezzettino indietro l'audio di carbone, sentiamo. Senza preliminare, che illecitamente con calunniosità, con frode processuale e shocking giudiziario, invece di annullare il processo, ci ha rinviato a giudizio, così che questo giudizio sia usato come prova di colpevolezza al tribunale dei minori, e quindi gli consegniamo anche la registrazione audio dell'intera udienza al giudice D'Antuono. Ma il giudice D'Antuono queste cose se le era già preparate ancora prima di valutare la nostra documentazione. Esatto. E siccome la volta precedente avevamo consegnato la notifica avvenuta il 26 dicembre 2021 e la nostra richiesta fatta il 7 di gennaio, e Sì. quindi eravamo nei termini L'anno per scorso. proporre interrogatorio formale, il giudice D'Antuono l'altro Sentite. giorno, per coprire i magistrati che ci hanno portato ad essere imputati, Avete capito? va a dichiarare falsamente che è vero che noi abbiamo ricevuto la conclusione dell'indagine il 26 dicembre, ecco qua, L'hanno 26 dicembre 2021. pure detto, perciò. Ma io non lo so, purtroppo questi qua, questi mafiosi che indossano divise, toghe, eccetera, eccetera, non hanno pudore di ammettere le nefandezze, e soprattutto non hanno neanche un briciolo di vergogna. Non, ma poi non c'hanno vergogna, ragazzi, perciò altrimenti perché siamo nello schifo oggi, ragazzi? Siamo in mano un paese di criminali pure, che fanno tutto quello che vogliono, mentre invece noi no, dobbiamo subire, dobbiamo questo, dobbiamo quest'altro, eccetera, eccetera. Perciò siamo arrivati uno schifo, ragazzi. E io dico sempre ai cosiddetti patrioti, ma che combattete a fare per difendere questo paese, per favore? Lasciate stare, per favore, lasciate stare, perché tanto oramai. Che combattete, se poi abbiamo la maggioranza delle persone che appoggiano Conte, appoggiano quell'altro, appoggiano il PD, vabbè, destra e sinistra, no? Non esiste, ragazzi, ve l'ho già detto 150.000 volte. Poi vi dico, la Meloni è di sinistra pure lei, Salvini è di sinistra, qui la destra in Italia non esiste, non esiste, avete capito? Poi ne parlerò nei prossimi dirette future di Radio Porcella, perciò andiamo avanti, non usciamo fuori i binari, nel senso che non possiamo perdere, come si dice, il cosiddetto dell'argomento carbone e della quella udienza del 7 di giugno al Tribunale di Napoli, che ho fatto il segno dell'occhio, scusa, non sono un mazzone, non vi preoccupate. Dicevo che c'è. Poi ve lo faccio sentire, poi vi spiego il motivo, perché c'è il rischio che possa saltare l'udienza del 7 di giugno, ragazzi. Poi vi spiego perché. Ma a detta sua abbiamo depositato la richiesta di rendere dichiarazioni e interrogatorio di garanzia il 17 L'anno scorso. gennaio 2022. Cioè, invece del 7, ha dichiarato falsamente che noi l'abbiamo depositato il 17. Così che dal 26 di dicembre al 17 gennaio non ci sono i presupposti, quindi siamo fuori termine, e di conseguenza
il GUP di Filippo non aveva commesso frode processuale, giudiziario, falso ideologico, associazione a delinquere con tutti gli altri criminali. Esatto, che stanno comandando nelle procure e nella magistratura, perciò. Ma dove stiamo andando a finire? Ma dove stiamo andando a finire, ragazzi? Ma dove stiamo andando a finire? Vi rendete conto? Avete capito? Pur di mettere a quel servizio il carbone, hanno cercato di ritardare quella cosa, avete capito che hanno combinato? In modo che loro escono pulitamente, e lui invece va finito pieno, come sappiamo pure, perciò. E non è ancora finita, ragazzi, sentite il resto. Hanno portato avanti questo procedimento farsa. Questo si chiama falso ideologico, lo sappiamo già, lo sappiamo già. Frode processuale. Che ponte lo portano proprio. Associazione a delinquere. Vale. Con PM Nuzzo, PM Giongada, con Cermino, giudice Cermino, Cindene Meo, Gerardo Caponigro, il pedofilo, e il trasferiato o appartenente alla famiglia mafiosa Conte, avvocato Mario Conte. Mario Conte, che poi non sappiamo se sarà per la parente di Giuseppe Conte, anzi Mario Conte che voleva fare il TSO a carbone a Eboli, quindi che poi l'hanno fatto pure sindaco di Salerno insieme all'appoggio del governatore della regione Campania, e il signor Lanciafiamme Vincenzo De Luca, quindi Conte in collaborazione con De Luca lo hanno fatto diventare sindaco di Eboli e quelli tra camorristi, come si dice, ci vanno d'accordo, perciò tra De Luca e Mario Conte, anzi secondo alcune fonti Mario Conte e Vincenzo De Luca sono stati avvistati a mangiare una pizza insieme in una nota pizzeria a Salerno, quindi non so quale pizzeria, però sono andati a mangiare tutti e due una bella pizza e stavano tramando un po' il modo per togliere di mezzo carbone, non con il lanciafiamme, ma è un modo giuridico, perciò è. Che se interviene De Luca, affinché De Luca lo fa sciogliere al povero carbone. Mamma mia, che situazione di marrone, perciò. Che situazione di marrone. Poi ce l'ha messo paese, ragazzi. Meglio andare a vivere in un deserto del Sahara piuttosto che rimanere qui a soffrire come dei criceti. Ora ve la prendete tutti in quel posto, perché giorno 15, prima di giorno 15, sentite, lunedì, ovvero l'udienza ci sarà lunedì, già abbiamo presentato le opportune denunce alle sedi competenti. E lunedì ci presentiamo con le denunce, oltre alla ricusazione, come già espressamente detto in aula al giudice D'Antono e PM Nuzzo, dove nella recusazione fatta alla presidente del tribunale di della Corte d'Appello di Salerno e al procuratore generale, con tanto di prove, e se non ottemperano saranno anche cazzi loro. Saranno pure due, caro Carbone, poi ti spiego dopo. E danno, mamma mia, la procura di Salerno, forze dell'ordine. Schifo a Salerno, vabbè, qua pure, vabbè, però a Salerno proprio stanno proprio accise, proprio come diciamo a Napoli, stanno proprio inguaiate proprio tra forze dell'ordine, magistratura, tribunale. Caciule stata la sanificazione, ci vorrebbe nei luoghi di giustizia, procure, forse nelle caserme, nei commissariati, si potrebbe fare una sanificazione fatta proprio per bene, ragazzi, perché lì c'è un inquinamento che nemmeno voi lo potete immaginare, ragazzi, uno strainquinamento nelle procure, nelle caserme, nei commissariati e nei tribunali di Salerno, stanno proprio guaiate proprio. Di procedere a inviare gli atti
alla procura competente. Per Esatto. questo motivo il PM Nuzzo non voleva che venivano mandati gli atti alla procura competente, ma gli atti dovevano essere mandati nel suo ufficio. Per questo motivo il giudice D'Antuono non provvedeva a mandare gli atti alla procura competente, perché consapevole Bravo. era di Cucchia Paola chiuso commettere il chiuso. reato come una criminale. Bravo. Lei, Nuzzo e tutto il resto. Che più ne ha più ne E ci mette. vogliono far apparire a noi per pazzi. Noi, Avete per capito? pazzi. Avete capito? Perché? Perché dimostriamo la loro Criminalità. criminalità organizzata. Nizzata. E questo è verissimo, ragazzi. Purtroppo, come ho detto prima, là dentro, nei tribunali, nelle caserme, nei commissariati, si deve fare una grande dose di sanificazione proprio, ragazzi. La sanificazione ci vuole, ragazzi, che là sta proprio inquinata. Le procure, i tribunali e caserme e commissariati a Salerno stanno proprio guardando. Poi dopo se sta fa pure a Napoli e in tutta Italia. Perché tutte le procure stanno proprio, e i commissariati e i caserme sono tutte inquinate. Queste cretine, messe di proposito lì dentro, non so da chi cazzo sia, si sentono Dio in terra, non sono niente mischiato con nessuno, Avete non sono capito? neanche buone per fare criminale. Manca a fare i cotti. Falsificano una data giustificare atti criminali di loro stessi e di altri magistrati. Avete capito? Perché magari pensano, una volta che non hanno avvocati, o gli avvocati che loro vanno a indicare come loro difensore, li andiamo a minacciare, li andiamo a Ah! comprare, e quindi questi risultano sempre senza avvocati, e Avete capito? quindi non possono fare nulla senza avvocati, pensano sti stronzi. Bravo! Me la mettiamo sempre, scusate la frase, nel culo. Lo sappiamo. Sempre e comunque. E vi dico sempre, vi fate conto, sempre senza l'oste. E ricordatevi sempre che l'oste sono io. Bravo! Una buona giornata Pure e chi a non l'ha te. fatto, se vada a vedere immediatamente il video che ho pubblicato ieri con l'utenza. Perché a questi entro lunedì ci facciamo un culo quanto una casa. E lunedì, se è caso, chiedo l'intervento delle forze dell'ordine per la rescisione della lettera. Ecco! L'arresto Perché in lunedì? diretta! L'arresto in diretta, ragazzi! L'arresto in diretta! Vi ricordate questo? L'arresto in diretta che feci il 5 di marzo del 2021, il giorno del mio compleanno, 2 anni fa a Salerno, che voleva restare a Anzalone per gli stessi reati. E che cosa è successo? Che fu stato arrestato lui. Se aprono l'udienza e continuano a perpetrare nei reati, il reato è in flagranza del reato. Che sia ben chiaro a tutti. Stavo Una invece. buona giornata. Pure a te, Pippo. Che Non poi. penso che sarà tanto buona per i criminali magistrati di Salerno. E ho paura che neanche per te, caro Ciao! Pippone. Ho paura che neanche per te, caro Pippone, perché. Ma adesso vi spiego io per quale motivo, perché l'udienza del carbone che deve fare a Napoli 7 di giugno contro, anzi per il tentato omicidio che ha subito lui a Frascati Est da parte di Mastrapasqua e di tanti reati che hanno commesso questi criminali da 34 anni ad oggi pure. E che cosa succede? Perché va a rischio, ragazzi? Perché, come avete sentito, Carbone, se lunedì questi qua, questo Nuzzo e chi l'ha scappato di casa dovrebbero insistere con la perizia psichiatrica e cercare di impedire al Carbone di operare con il suo dovere di associata, anzi, quello è il presidente dell'Associazione del Popolo, di operare seguendo la legge, mandando in galera questi qua, e se questi qua continuano a delinquere, Carbone chiama la polizia giudiziaria o chiunque sia,
deve arrestare il, come si dice, il giudice, come cazzo si chiama, scusate, non potevo rivedere di nuovo un'altra volta. Il PM Nuzze D'Antuono, avete capito? Come lo stesso Penna che doveva essere arrestato 2 anni fa e che poi Carbone purtroppo fu stato arrestato lui. Era stato anche indagato il PM Penna dal Tribunale di Napoli e come abbiamo sapito non si è saputo più nulla. Perciò che il caro De Luca lo ha subito scagionato da ogni accusa di associazione di stampo mafioso. Quindi, perché ragazzi, De Luca comanda in Campania, è il re dei camorristi, quindi caro De Luca purtroppo. Queste cose nefandiche le fa, perciò. E dicevo, il caro Carbone, se dovesse succedere il lunedì, che dovrebbe arrestare Nuzze D'Antona, che se dovrebbero fare, come si dice, l'ennesimo reato, come ha spiegato lui, che cosa succede a Carbone? Succede che che i poliziotti lo arresteranno lui invece di arrestare D'Antona e Nuzzo, avete capito? E qui la situazione andrà molto male, ragazzi, perché per lui però, perché se lunedì i poliziotti non dovessero arrestare D'Antona e Nuzzo e dovessero arrestare Carbone, inventandosi altri finti reati che poi Carbone, sappiamo, non li ha commessi, quindi sta facendo delle battaglie che purtroppo, ahimè, può rischiare anche di perdere, perciò. E dicevo, se lunedì dovesse succedere l'ennesimo patatrac che è successo il 5 di marzo di 2 anni fa al Tribunale di Salerno, succede che se arrestano di nuovo Carbone, stavolta il patatrac lo farà, anzi, lo subirà Carbone, ragazzi. Perciò, e se Carbone va in galera, l'udienza del 7 di giugno, puffede, verrà saltata, ragazzi, completamente, perché. Eh sì, perché se lui va in galera, se lo arrestano e si inventano accuse infamanti e dei finti reati che lui non li fa, ragazzi, succede che l'udienza salta. Perciò ragazzi, ancora una volta andrà a finire a stare a luce e vino, perciò ecco perché. C'è il pericolo che se lunedì va tutto va di nuovo storto a Carbone come è successo 2 anni fa, scordatevi l'udienza del 7 di giugno, perché poi dopo che succede? Succede che lui si trova chiuso in qualche carcere, con delle accuse infamanti che si inventeranno loro sicuramente, perché non vogliono che lui manda in galera dei mafiosi, pedofili, quelli che gli danno il reddito di cittadinanza, a Conte. Se va in galera Carbone sarà felice la signorina Giulia Casaro da Gela, la donna che ama Giuseppe Conte, quindi sapendo che Conte non va in galera, la cara Giulia Casara sarà molto felice, come saranno felici tutti i contiani, quindi. E quindi, ragazzi, perciò. Non so, ragazzi, che cosa può succedere lunedì a Salerno. Noi teniamo d'occhio la situazione, vediamo un poco se Carbone farà qualche diretta oppure Local Team farà, come si dice, una live al Tribunale di Salerno. Dicendo no punturato, un processo contro il no punturato Carbone, il no punturato che ha violato le normative antistrunzit, che ha aggredito il giudice Anzalone, ha aggredito a Penna, ha aggredito a chissà come mi ha ricordato Simon Stuca. Che giudici, scusate ragazzi, a volte. Nuzze D'Antonio, quindi ha lo stesso cognome dell'altro Nuzzo. Dell'altro Nuzzo, di Roberto Nuzzo, identico. Chissà se saranno. Avete capito già, se si apparterranno oppure no. Perciò lo scopriremo solo vivendo, come diceva il grande Lucio Battisti. Quindi, ragazzi, lunedì, penso lunedì sera farò qualche
puntata di Radio Forcella per scoprire come è andata a finire la cosa di Francesco Pippone, di Francesco Carbone al Tribunale di Salerno, se riuscirà ad arrestare il PM Nuzzo e il giudice D'Antuono, se ci riuscirà, o altrimenti arresteranno un'altra volta a Carbone, lo so, ci faranno il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, e sa, Guglielmo, ci vedete, e se lo portano in carcere, quindi che vi posso dire, ragazzi, può succedere di tutto, e quindi vediamo un po' che cosa succede. Al limite, terrò d'occhio la situazione. Se ci sono novità, farò una puntata speciale di Radio Forcella. Ho detto, non volevo parlare di Carbone fino al 4 di giugno, quando finiva il campionato di Serie A del Nao, dove i tifosi del Napoli festeggiavano il terzo scudetto regalato da Schwab. E invece purtroppo è successa questa cosa all'improvviso, che io in questi giorni ho seguito questa live del Carbone. E naturalmente, come avete sentito, chiaramente Nuzzo e D'Antona si inventeranno l'ennesima perizia psichiatrica e saboteranno l'udienza di Carbone. Carbone farà l'arresto, che penso che purtroppo succederà la stessa cosa come è successo il 5 di marzo del 2021, sempre al Tribunale di Salerno, mentre voleva arrestare il giudice Anzalona e PM Penna. Quindi staremo a vedere che cosa succede, ragazzi. E prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale Rumble Forcella, dove troverete tutti i video bannati da Iulota. E poi iscrivetevi alla pagina Facebook Radio Forcella, chi vuol fa parte del canale segreto Telegram Radio Forcella, contattatemi in privato, io vi mando i link di iscrizione al canale Telegram Radio Forcella. Ok ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata, buona domenica e alla prossima con le notizie di Radio Forcella. Da Gianfranco è tutto, una buona serata, ciao. Scusate.